Aristotele scrisse: è il segno di una mente colta essere in grado di intrattenere un pensiero senza accettarlo. Un vantaggio spesso riportato dalla ritenzione del seme a lungo termine è che la fortuna inizia a presentarsi, le porte delle opportunità iniziano ad aprirsi, le finanze migliorano e quasi ogni aspetto della vita si sposta in una direzione più positiva. Molti hanno concluso che l'intero universo, come lo conoscono, si trasforma una volta iniziata questa pratica. Assurdo, potresti pensare. Le linee della conoscenza esoterica e dei fenomeni sono nel nucleo, intrecciate all'interno dei regni della scienza e dell'osservazione. Se districhi questi fili abbastanza, scopri che c'è un metodo per questa follia. Considera questo: l'intero universo in cui vivi, dagli insetti, alle persone, agli edifici, alle città, ai pianeti. Lo stato di ogni cosa e la sua esistenza è imperniata su un fattore essenziale: il funzionamento del tuo cervello. Senza il tuo cervello non c'è universo in cui esistere. Se il tuo cervello non è lì per interpretarlo, l'universo, come lo conosci, smette di esistere. Immaginiamo l'universo come esistente all'esterno, un luogo fisico funzionante al di fuori della nostra mente, entro i confini dello spazio e del tempo. Ma questa esperienza sta accadendo da dentro di te, internamente, dentro il tuo essere, dentro il tuo cervello. L'universo potrebbe non essere nemmeno un luogo, ma semplicemente una proiezione olografica di qualche altra forma di dati che il cervello sta interpretando. Alcuni potrebbero anche dire che l'intero universo è una manifestazione su larga scala del nostro stesso cervello. Una cellula cerebrale all'interno dei centri nervosi rappresenta le stelle all'interno delle galassie. Hai mai notato le notevoli somiglianze tra la nostra struttura cerebrale e la struttura di questo universo? Sia l'universo che il cervello sono stati costruiti in una complessa rete che si estende in lunghi filamenti e nodi che si connettono tutti insieme. All'interno di entrambi i sistemi, solo il 30% della loro massa è composta da galassie e neuroni. Sia i neuroni che le galassie hanno un raggio di scala tipico che è solo una frazione della lunghezza dei filamenti. E il flusso di informazioni ed energia tra i nodi è solo circa il 25% della massa e del contenuto energetico di ciascun sistema. Infine, all'interno di entrambi i sistemi, il 70% della distribuzione di massa o energia è composto da componenti che svolgono un ruolo apparentemente passivo. Acqua nel cervello ed energia oscura nell'universo osservabile. Recentemente sono stati condotti studi sulle somiglianze tra il cervello e l'universo. Gli studi hanno confrontato profondamente le proprietà della rete morfologica, strutturale e la capacità di memoria di questi due sistemi. L'allettante grado di somiglianza che la nostra analisi espone sembra suggerire che l'auto-organizzazione di entrambi i sistemi complessi sia probabilmente modellata da principi di dinamica simile. Il nostro cervello e l'universo sono profondamente interconnessi, vale a dire inseparabili, perché non possiamo sperimentare l'uno senza l'altro. Da questa prospettiva possiamo vedere come l'integrità del nostro cervello potrebbe influenzare direttamente la qualità di questo intero universo e la nostra esperienza di esso. Le pareti e le dimensioni del nostro cervello costituiscono il rivestimento e la struttura spaziale dell'universo, e la durata della vita del nostro cervello rappresenta la durata della vita del cosmo.
In questo modo, qualsiasi degrado del nostro cervello potrebbe riflettersi nel degrado del tessuto stesso della realtà. La fine del nostro cervello equivale alla fine dell'universo. I leader spirituali sospettavano intuitivamente che questo fosse il caso. Gandhi ha attribuito la causa delle imperfezioni di cui soffriva la società alle imperfezioni che aveva in se stesso, la sua stessa mente. Se questo è vero, l'universo è semplicemente una costruzione olografica del nostro cervello. Allora, il nostro seme diventa non solo la forza trainante della vita, ma la forza trainante dell'universo stesso. Se il nostro cervello sta incarnando l'universo, allora cosa implica la perdita del nostro cervello e dei nostri tessuti nervosi a causa della perdita del seme? Il graduale degrado delle fibre del nostro essere molto giovane equivale al deterioramento e alla distruzione di questo universo. Secondo la ricerca di R. Barnard, l'eiaculazione dei fluidi sessuali equivale alla perdita di componenti cerebrali e nervosi. Barnard ha dichiarato, in considerazione della ricchezza dello sperma in lecitina, colesterolo, fosforo e altri costituenti del tessuto nervoso e cerebrale. È chiaro che l'incontinenza o la perdita di queste preziose sostanze nutritive per i nervi è responsabile di disturbi del funzionamento del sistema nervoso e del cervello. Tutto ciò può sembrare ridicolo, ma non limitare i tuoi pensieri. I modelli in natura hanno la tendenza a ripetersi. Come sopra, così sotto. Come nel macrocosmo, così nel microcosmo. Frattali della realtà che continuano all'infinito. Il grande miglioramento che la ritenzione del seme sta avendo sull'ambiente del nostro cervello si sta espandendo nell'universo. La fonte di questa potente energia è frattale e si dispiega all'infinito nel tessuto di questo universo. Non solo la tua mente si sta trasformando, ma anche tutto ciò che ti circonda. Lo spazio in cui esistevi prima ora non c'è più. Non sono solo la tua mente e il corpo a trasformarsi, ma essenzialmente il cosmo stesso in quanto genera energia universale dalla conservazione del tuo seme, la sostanza più potente dell'universo. Questo è il motivo per cui l'universo inizia a lavorare a tuo favore. Questa energia che stai accumulando ti costringerà ad evolverti. L'universo sta supportando la tua crescita e spingendo la tua nave verso regni superiori dell'esistenza. Ti stai manifestando sempre più in alto verso un degno ideale, verso Dio stesso. Esiste una relazione simbiontica in cui l'energia che conservi per l'universo ti viene restituita dall'universo. Sei un vascello che sta eseguendo la volontà dell'universo e con la conservazione del seme, l'universo ha più potere per eseguire la tua volontà, più potere dell'esistenza sulla non esistenza. Può sembrare eccessivamente metafisico e non scientifico equiparare la condizione del nostro cervello alla condizione dell'universo. Ma tali relazioni comunicative tra particelle e materia sono state ben esplorate e stabilite scientificamente nel campo della fisica quantistica. Il concetto di microelementi che influenzano i macroelementi si collega allo studio dell'entanglement quantistico. I tre vincitori del premio Nobel di quest'anno hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per il loro lavoro nel campo dell'entanglement quantistico e hanno concluso che questo universo non è localmente reale. C'è ancora molto da imparare da questo campo, ma gli scienziati stanno diventando consapevoli di questi fili invisibili che collegano le particelle ad altre particelle in modi non osservabili e inconoscibili.
I tre ricercatori hanno condotto esperimenti che hanno mostrato uno stato speciale chiamato entanglement, nel quale minuscole particelle sono collegate in modo che ciò che accade a una determina quello che succede alle altre, anche quando sono separate da grandi distanze. Il Comitato per il Nobel ha scritto in un comunicato stampa: quando uno scienziato determina lo stato di una particella, tutte le altre particelle collegate assumeranno immediatamente lo stesso stato, indipendentemente da dove si trovino, anche se si trovano in una galassia lontana. Lavorando indipendentemente, Clauser e Aspect hanno dimostrato che questo fenomeno non può essere spiegato con le leggi tipiche della fisica. E Zeilinger ha dimostrato che l'entanglement può teletrasportare informazioni tra particelle collegate. L'universo cercherà di aiutarti se mantieni il tuo seme. Durranno verso piani di esistenza più elevati. Questo va ben oltre i regni fisici. C'è una ragione per cui hai scelto di venire su questo piano di esistenza. C'è qualcosa che stai cercando e che non hai ancora trovato. Qualcosa in questo universo sta anche cercando te. Puoi sentirlo, avvicinarsi. La conservazione ti darà il potere necessario per realizzarlo. Un anno di conservazione e sentirai il cambiamento. Una luce ti guiderà e il tuo percorso diventerà più chiaro e saprai cosa fare dopo. I geni del nostro mondo lo sapevano. Gli antichi filosofi lo sapevano. La stragrande maggioranza è rimasta ignara di questa pratica. Attraverso la ritenzione del seme, scoprirai il percorso definitivo verso il tuo destino. Scoprirai la tua stessa ragione d'essere.